vostro nonno Ninuccio. Oggi vi racconterò la favola dei tre Porsche Ciotto Ciotto. C'erano una volta tre porcellini ciotti ciotti, Aitano, Tonino e Pasquale, che abitavano ancora nella casa della mamma. Un giorno la mamma disse loro: «Guardi la mamma, vado a fare ciotto ciotto a furia magnacca, ma è arrivato il momento di chiavi a vost, facetevi la casa nata a parte e gli venne per fatto vost». I tre porcellini ciotti ciotti, seppur a malincuore, sapevano che era la cosa giusta da fare. Erano diventati finalmente grandi, grossi e cicciottelli. E così si fecero forza e prepararono ognuno il proprio bagaglio. Aitano fece un fagotto con tutti i suoi dolci e il flauto che amava tanto suonare. Tonino riempì di giocattoli una borsa assieme al suo caro violino. Pasquale, invece, preparò la sua cassetta degli attrezzi con tutto ciò che gli sarebbe servito per costruire una casetta solida solida. E così si prepararono. Salutarono la mamma che augurò loro buona fortuna. «Ma raccomando, facete il bravo e non mangiate assai che sino scoppiate!» E i tre porcellini ciotti ciotti si incamminarono allegri e felici per il sentiero. «Guagliù, state accorti a Totore, o lupo cattivo, se va vera così chiatto farà uno boccone voi!» Si raccomandò tanto la mamma mentre li salutava con una lacrimuccia agli occhi. I tre porcellini ciotti ciotti sorrisero, la salutarono e proseguirono nel loro cammino. Ma dalla collina nascosta tra i cespugli qualcuno stava osservando la scena, qualcuno a cui piaceva tanto i porcellini ciotti ciotti, soprattutto con contorno di patate arrosto. Era il Totore, il lupo cattivo. Da un po' che i tre porcellini ciotti ciotti camminavano allegramente, Aitano disse: «Guagliù, fanno fudenti le camere, sono tutte surate, io mi fermo qua, non ce la faccio più, ma faccio una bella casetta proprio da qua, se sta pure uscito, per me mi schia sotto all'albero e poi se ne parla». «Babbo, state buona età», risposero gli altri due fratellini, «noi ce ne andiamo più innanzi». Poco dopo anche Tonino decise di fermarsi. «Ascia, sto stanco, mi fanno male viene, ma mi fermo qua, non ce la faccio più. A riposo un po' e questi due pezzi di legno mi faccio una casetta proprio da qua. E ma roba però! Va buon frate, io me la vado più avanti, c'ho un barim!» Pasquale salutò Tonino e continuò a camminare, finché non vide un bel covone di paglia essiccato al sole. «Wow, che bello! Hai trovato sto bello covone chi ne paglia?» «Ora la cassetta degli attrezzi, basta pure la cardarella e con un po' che scelmento mi faccio la casetta proprio qua». Anche Aitano ormai aveva ultimato la sua casetta. Non era molto robusta perché per fare presto e potersi stendere sotto la fresca frasca aveva deciso di inchiodare le assi di legno in fretta e furia, giusto per arrivare al tetto e ripararsi dalla pioggia in caso di intemperie. Anche Tonino finì la casetta, ma a causa della sua pigrizia non ebbe il tempo di farla solida e robusta. L'ultimo a finire il suo lavoro fu Pasquale, che lavorò fino a sera per costruirsi la sua robusta casetta di mattoni e con la sua cardarella e il cemento ci fece perfino un caminetto per non patire il freddo nelle lunghe giornate invernali.
il giorno seguente, il totore, il lupo cattivo, che aveva spiato i tre porcellini ciotti ciotti per tutto il giorno precedente, si presentò alla casetta di Aitano e disse con la sua vociuma: «O Burk, O Burk, ma si trasi in un momento!» Ma Aitano, che si ricordava bene della parola della mamma, «Sono raccolta a duro, lupo cattivo!» guardò fuori dalla finestra e disse: «O cacchio da faccio trasì, tu si totore, il lupo cattivo!» E chiuse anche la finestra, pensando così di essere al sicuro. Ma Totore, il lupo cattivo, si mise a ridere e, preso un gran respiro, si mise a soffiare così forte sulla casetta di Aitano e della casetta non rimase più nulla. Aitano corse via più forte che poteva e raggiunse Tonino nella sua casetta di legno. Tonì, gli lo scurnacciate Totoro, lupo cattiva, ha fatto la ciatata esagerata e mi ha scumbugliato tutta la casetta. Non ti preoccupare, rispose Tonino, sta attaccato in la casetta mia linea. Ma poco dopo, Totore, il lupo cattivo, bussò anche lì. Oh Burk, pazzo trasino, va bene. I due capirono subito che si trattava di Totore, il lupo cattivo, e risposero in coro: «Co cacchio da facimma trasì, tu sei Totore, o lupo cattivo!» Ma il lupo cattivo si mise a ridere e, preso un gran respiro, si mise a soffiare così forte che anche la casetta di Tonino, con le assi di legno inchiodate a terra, volò via. Aitano e Tonino corsero via e per di fiato andarono da Pasquale, che li accolse subito. «Ma giù, statemi qui, non avete paura, che è stato sicuro, si vede Totoro lupo cattivo, lo spugnamo in faccia!» Infatti, poco dopo, arrivò Totore, il lupo cattivo. «Oh Burk, ma si trasi in un momento! Co cacchio da facimma trasito, si Totoro, lupo cattivo! E se non te la vai, te sputammo in faccia!» Ma Totoro, il lupo cattivo, si mise a ridere. «Rido in faccia a stu cacchio!» rispose Pasquale. Totoro, il lupo cattivo, prese un grande respiro, si mise a soffiare forte, ma così forte che non successe nulla. La casetta di mattoni era ancora lì. Il lupo cattivo Totore allora provò e riprovò, ma niente, neanche uno scricciolo, uno scrioccolo, niente. «Mo traso bucavina!» disse, e con un balzo era già sul tetto. Pasquale capì cosa aveva in mente di fare Totore, il lupo cattivo, e quindi preparò un grande pentolone di acqua bollente sul fuoco del camino. Così, quando Totore, il lupo cattivo, si calò giù dal camino, finì dritto nella pentola. E Totore, il lupo cattivo, gridò dal dolore: «La mia figlia è morta, la mia tutta è morta, le peggio morte che mi ha stramorta, ma sono cosuta!» E scappò via su per la canna fumaria del camino con la coda tutta scottata. Da quel giorno nessuno dei tre porcellini ciotti ciotti vide mai più Totore, il lupo cattivo. Anche Aitano e Tonino decisero di rimboccarsi le maniche e prendere la cartarella e il cemento e costruire ognuno una bella casa di mattoni proprio accanto a quella di Pasquale. Così tutti i giorni potevano suonare e ballare. «Si me porca ciotta ciotta, si ma frata, si ma chiatta, e nessuno se può magna, trallallero, trallalla!» Signori e signori, e questo è il vostro nonno Ninuccio.